spin per Russo, buona ricezione di Cisterna, palla per Dirlic, money out su Semenio, qui il primo punto è di Cisterna. Dirlic, uno dei migliori attaccanti del campionato italiano, il servizio a Baranovic, poi al servizio, zona di conflitto prima fra Semenio e Leone, vediamo se la cerca, stavolta la gioca corta, avviene con difficoltà Perugia, free ball per Cisterna, appoggio di Dirlic. Il primo tempo di Zingel a terra, subito, grande avvio di Cisterna per giocarsela qui al Palabarton. Adesso conduce 3-0 sul turno da servizio. Spinto dalla curva alle sue spalle, tira forte Semenio che la tiene ancora bene Gutierrez. Palla per Sedlacek, arriva al muro di Kamil Riglischi. Difficoltà stavolta Gutierrez e ancora il muro di Perugia, chiude la strada stavolta Zingel, ancora muro di Perugia che impatta subito dopo il break iniziale di Cisterna e resta dalla linea dei 9 metri Kamil Semenio. La gioca corta stavolta c'è Zingel, palla ancora per Dirlic che stavolta ben smarcato da Baranovic, palla velocissima, in posto 2 quella del Bara, pari. Proprio Aidan Zingel, Dirlic tira forte, la tiene Leon, buona ricezione del cubano naturalizzato polacco e primo tempo di Russo armato dal proprio palleggiatore, battuta in salto per Riglischi, tocca il nastro, Gutierrez ancora staccata, Baranovic per Dirlic, non può forzare, palla buona per Perugia. Leon smarcato benissimo da Giannelli. Ancora forte, la tiene Catania, all'alto per Sedlacek, fermato a muro da Roberto Russo, doppio vantaggio Perugia che piazza il break e terzo muro vinti del match. Resta in battuta tira ancora forte Gutierrez, ancora staccata, deve alzarla dal libero Catania, palla per Sedlacek. Gioca sul muro, possibilità di contrattacco ancora per Cisterna. Palla per Gutierrez, fermato a muro, ancora da Roberto Russo. 10-7, non passa l'attacco. E time out, chiamato da Coach Soli, vuole interrompere questo turno al servizio fruttifero di Kamil Riglischi. Fischio dell'arbitro Pozzato e di nuovo Kamil Riglischi. Tira forte, Gutierrez la tiene. Palla ancora per Sedlacek e ancora il muro vincente di Roberto Russo, terzo muro consecutivo, subito cambio per Cisterna, esce Sedlacek ed entra Denis Caliberda. Vettura salta quando al tocca la palla il pareggiatore, scomposto fa invasione. Tanto Giannelli, magia una mano per Riglischi, smarcato benissimo l'opposto lussemburghese. Vediamo il croato. Battuta, tira forte, la tiene bene Semenyuk, Giannelli ancora per Riglischi, ancora smarcato con un pallone velocissimo, imprendibile la sua mezza parallela, ancora Leon, vediamo se si ripete dalla mattonella dei 9 metri, ancora fortissimo, bravissimo Catania, grande ricezione, palla per Dirlic e stavolta mezzo punto, il punto lo fa Dirlic, ora altrimenti la partita rischia di andare in un'unica direzione. Bene stavolta Caliberda in ricezione, come può velocizzare il gioco, lo fa subito Baranovic. Ci sta anche, però deve essere supportato da o il numero di ace o di ricezioni staccate. Arriva intanto l'ace di Wilfredo Leon. Poi gli servirà magari su un punteggio un pochino più alto. Tanto Giannelli, magia di seconda intenzione. Ha anche pochi riferimenti allo studio degli avversari. Tanto ricezione staccata per Cisterna, palla difficile per Dirlic. Lo ferma Semenio Cammuro. Eccolo Dirlic. La gioca su Semenyuk, non forte. Perugia ricostruisce senza difficoltà, arriva come un treno. Wilfredo Leon in pipe. Qui non vanno bene, ma un servizio così semplice si prendono che non possono mollare su questo fondamentale. Non c'è da attendere. Flavio la tiene bene Caliberda. Primo tempo
girato in posto 1 di Rossi. Difesa difficilissima da fare, Luci è sempre lì comunque. Caliberda la tiene Leon sui 4 metri, chiamato in attacco il capitano di Perugia. Buono il lavoro del muro di cisterna che può contrattaccare. Palla alta per Sedlacek, gioca sulle mani ma c'è Leon che la tiene. Palla difficile per Riglischi, non può forzare. Ancora cisterna, ancora Sedlacek, c'è Colaci in seconda linea. Palla alta per Leon, gioca sul muro, la palla è buona nell'angolino di posto 1. Break per cisterna, mettersi di forzare un po' di rimbattuta. Ci prova Dirlic, facile per Colaci. Palla per Riglischi, fermato a muro a 1 da Sedlacek, che stavolta indovina la traiettoria giusta. Di nuovo a meno 4 cisterna. Ha fatto vedere le mani e ha fatto un movimento unico nel campo avversario all'ultimo istante, andato sul sicuro e poi invece si è trovato le mani. La tiene stavolta Semeniuk, ancora Riglischi, difeso stavolta da Caliberda. Palla alta proprio per Dirlic e il muro di Perugia dice no, 15-10. Tira forte, viene staccata Sedlacek. Palla alta per il croato, c'è Leon in seconda linea dopo il tocco del muro. Semeniuk chiude la diagonale, di nuovo più 6 Perugia. Come si stacca, di ma nuovo, Perugia comunque lavora bene. Di nuovo Giannelli intanto in campo, Bayram per Sedlacek. La gioca corta Giannelli, c'è Catania, palla proprio per il nuovo entrato turco, fermato dal muro vincente della coppia Riglischi Flavio. Tira forte Caliberda, altissima, palla ancora per Bayram che tira forte, palla buona nell'angolino di posto 5. La lascia Max, sarà anche il servizio Bayram. C'è Semeniuk, Flavio fermato a muro da Zingel. Non può niente con questa Perugia in queste condizioni. Leon tira fortissimo, la tiene Catania, palla difficile ma buona per Dirlic che gioca sulle mani. Perugia rimanda nel campo di cisterna, Dirlic usa il fioretto e non la sciabola, ma trova la diagonale vincente per metterlo in difficoltà in attacco. La seconda che hai detto, ma la tiene Colaci e Russo per le vie centrali. La difficoltà a mettere palla in terra, anzi era Flavio, Semeniuk che era in prima linea, non semplice, eppure ha messo le mani sulla palla. Grande difesa di Giannelli sulla palla di Caliberda, Leon, miracolo di Catania in seconda linea. Bayram gioca sul muro ma c'è ancora la seconda linea di Perugia. Semeniuk, Leon, stavolta non fa prigioniere Wilfredo Leon. Sì, palla sensazionale, come era sensazionale la difesa di Catania, difesa di palla forte lontana dal corpo. Compagni di squadra di Fabio Soli, ormai l'abbiamo svelato. Intanto arriva l'ace di Bayram, no, la palla viene data out. Di palla flot, perché la palla non neanche aveva preso bene nel giro, secondo me Caliberda neanche si è riuscita a spostare. Ancora più forte il Fredo Leon, ancora flot, vediamo se cerca Semeniuk come prima. Stavolta va su Leon che la tiene bene, però palla per Riglischi velocissima, ma lo ferma a muro la coppia Caliberda Rossi. Nuovo break per cisterna parallela. Dirlic al servizio, la tiene Semeniuk sui 3 metri, chiamato in attacco il schiacciatore polacco. Mani alte del muro avversario, va a segno. La tiene bene Catania, Baranovic uno sguardo di là e gioca la pipe con Bayram. A bocca stavolta Flavio. Giustamente anche quello che dicevi tu, che con un punteggio così si fa anche più serenamente. Palla difficile per Leon, gioca sul muro, è vincente, quello di cisterna recupera un break. Vediamo, eccolo Gutierrez, tira fortissimo Max Colaci, la tiene bene, palla per Semeniuk, fermato ancora dal muro di cisterna, attenzione cisterna che ancora la forzerà, non ha alternative, lo fa, la tiene staccata Colaci, palla difficile questa per Semeniuk che gioca sulle mani, c'è Baranovic in difesa. Dirlic per la palla del meno uno sul muro, ci arriva Riglischi, palla per Plotinski da seconda linea, fermato ancora al muro di cisterna. Avrebbe tolto i castagni dal fuoco per la propria squadra. Roberto Russo ancora bene in battuta, palla alta per Dirlic, pallonetto, ci arriva Flavio, fuori costruire cisterna. Caliberda tira diagonale vincente di Caliberda, annulla il primo match point per i... fa giocare Dirlic, tira forte, tira fuori, si chiude qui la Sinsef Susa Perugia, vola alla Final Four